Salve a tutti e grazie per essere qui con noi stasera. Purtroppo il tempo non è dei migliori. Copiose precipitazioni si sono riversate sul campo di gioco ben prima dell'orario di apertura dei tornei. Abbiamo letto un po' di preoccupazione sui volti della terna arbitrale durante il controllo del manto erboso. È comprensibile. Il terreno è scivoloso a causa della pioggia e stasera non li attende certo un compito facile. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Se devo scegliere qualcuno, scelgo Higuaín. Abilissimo nel controllo di palla, opportunista ad area di rigore come pochi e segna in tutti i modi. Ha senza dubbio. E si comincia. Ottimo il fraseggio. Bella palla, devi approfittarne. Passaggio sulla destra. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. È ben posizionato e spazia via la palla. Si riparte con un fallo laterale. De Sciglio. Occhio al tiro. E c'è il gol della Juve. Prima rete per la Juventus. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Pallone lungo in verticale. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Occhio all'apertura intelligente. Rabiot. Alessandro raccoglie un passaggio. Ottimo salvataggio. Allontana la minaccia. Cerca lo spunto. Lungo passaggio in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca di lanciare il compagno. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Pjanic. Avanza deciso. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. C'è la palla lunga in avanti. Bella azione sulla corsia di sinistra. Se ne va Bernardeschi. Arriva Higuaín. Higuaín. Cristiano Ronaldo. Khedira. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali.
il punteggio e quindi di 1-0. Pjanic, Rabiot, Cristiano Ronaldo. E il portiere dice di no. Radovanovic gioca una palla lunga. Ecco un'occasione di contropiede. Decidono di giocarla all'indietro. Prova a giocarla in profondità. Kwame. Alessandro ha capito tutto. E c'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e gli rende la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti, sia sulle fasce ma soprattutto al centro. Arriva Higuain, che tira e passa. Occasione. Costi che dire. Aia, Cristiano Ronaldo. Si esprime in un buon intervento. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Nessuno arriva sul cross. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti. E iniziano i secondi 45 minuti. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finito. Bernardeschi, oggi è andato a segno. Pandev provano a partire in velocità. Kwame alla peggio nello scontro di forza. La Juventus si salva in questa occasione. Grandissimo, ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Cassata. Le raghe. La Juventus. E prende subito il possesso della sfera. Higuain. Bernardeschi. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Non riesce a mantenere il possesso. Bonucci. Rabiot si lancia sulla fascia sinistra. Schöne, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Tocca con la para con grande sicurezza. Grande parata dell'estremo difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Ecco la respinta del portiere. Piani ce la mette in mezzo. Colpo di testa. Un altro colpo di testa, ancora un errore. Stanno concedendo troppi cross agli avversari. Devono cambiare qualcosa se non vogliono subire gol. Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. Non mi sorprende, i problemi vanno affrontati sul nascere e marcare a uomo è uno dei modi per farlo. Bernardeschi. Higuain. Bernardeschi. Radovanovic.
Pandev. Schöne. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. Bonucci, di forza. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Infatti. De Sciglio. Rabiot. Vede la porta. Dal tiro. Piffa l'estremo difensore. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Riprenderà dopo le modifiche alla formazione già annunciate, peraltro, il quarto uomo. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. La Juventus può gestire un comodo vantaggio di due reti. Arriva Higuain. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Pjanic. La Juventus ha il tempo dalla sua parte, può difendere comodamente i due gol di vantaggio. Matuidi gioca con un pallone lungo, sbroglia la situazione, la gioca sulla destra. La Juventus non sembra riuscire a controllare bene la palla in questo frangente. Fa avanzare la manovra. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Rabiot. Saponara. Scodella in avanti. Niente da fare, non passa. Riceve in ottima posizione. Non può sbagliare. Prova a tirare. Splendida reazione del portiere. Ci è mancato poco, proprio alla fine. Questa di fatto era l'ultima azione della gara. Finisce qui. Ce l'hanno fatta. Una grande vittoria. Sono riusciti a vincere sugli avversari e ora i tifosi possono festeggiare. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? È vero che affrontavano un avversario modesto, ma si vince sempre giocando contro chi si ha di fronte. E loro...